A tutti ragazzi, benvenuti o bentornati in questo nuovo video su Metal Dog Channel. Ho finito di vedere in questi giorni la bellissima miniserie andata sulla piattaforma Netflix, ideata e prodotta e scritta e diretta da Mike Flanagan, ovvero La caduta della casa degli Usher, che è tratta appunto dal racconto di Edgar Allan Poe. E cosa molto interessante è che ogni episodio della miniserie sono 8 episodi da 50-55 minuti circa, e ogni episodio poi è basato su un altro racconto di Edgar Allan Poe, che poi viene appunto inserito veramente alla grande all'interno poi di quello che è la caduta della casa degli Usher. Infatti possiamo qui trovare proprio come i nomi degli 8 episodi sono proprio quelli che vanno a costituire i titoli degli altri racconti di Edgar Allan Poe a cui si ispirano. Appunto possiamo vedere la maschera della Morte Rossa, I delitti della Rue Morgue, Il gatto nero, Il cuore rivelatore, Lo scarabeo d'oro, Il pozzo del pendolo e Il corvo. Quindi La caduta della casa degli Usher, Flanagan va ad esaminare, anche abbastanza a modo suo, essendo lui un grandissimo autore, questa storia, unendola anche con queste piccole influenze di queste altre storie di Edgar Allan Poe, e quello che esce fuori è un prodotto veramente di notevole fattura. Mike Flanagan, io l'ho sempre apprezzato tantissimo, spero che prima o poi torna a lavorare nel cinema. Basti pensare a film come Somnia, come Oculus, Doctor Sleep, il seguito di Shining, e devo dire che poi su Netflix ha fatto anche delle altre bellissime serie, come appunto The Hunting of Hill House, The Hunting of Bly Manor, Midnight Mass e appunto questa caduta della casa degli Usher. E di recente ha firmato il contratto su Prime, quindi andrà a dirigere serie Prime, e io spero che però non abbandoni il cinema definitivamente, perché comunque secondo me un regista come Mike Flanagan in sala è veramente veramente molto essenziale che ci sia. La caduta della casa degli Usher parla appunto di tutta la famiglia Usher, tra cui il padre, che è l'amministratore di una notissima azienda farmaceutica corrotta, è costretta a fare i conti con il proprio passato, con le loro corruzioni, con la loro malvagità, con la loro ricchezza spudorata di vivere, quando cominceranno a morire tutti i membri della famiglia una dopo l'altro. E quindi diciamo che sostanzialmente questo è un po' la sinossi base della miniserie, ma in verità la trama è molto più complessa di così. Anzi, devo dire che è una serie che va vista a mente abbastanza libera, perché comunque è un po' sfaccettata la trama, un po' in pieno stile di Flanagan, c'è un po' da immedesimarsi e da capire, quindi non è una serie molto immediata sotto questo aspetto. E bisogna dire che nonostante l'inizio sia un po' lento, un po' come sempre in Flanagan, devo dire che però, a differenza di Midnight Mass, che era comunque sostanzialmente una serie abbastanza lenta, quella precedente, questa qui è più movimentata, ci sono tantissime cose, tantissima carne sul fuoco, e devo dire che siamo veramente su ottimi livelli. La trama l'ho trovata un po' forzata su alcune cose, però comunque stiamo parlando alla fine di un thriller horror paranormale, quindi in un certo senso ci sta anche. Però sicuramente merita qualche visione in più prima di avere un po' il quadro completo di tutta la faccenda. L'interpretazione è veramente attori che sono la maggior parte, quasi tutti i feticci di Flanagan, che ci hanno già lavorato in passato. Basti pensare a Carla Gugino, sempre splendida, a Bruce Greenwood, Mary McDonnell,
La moglie Kate Siegel sempre in grandissima forma e Michael Trucco, ce ne sono veramente tantissimi, Lulu Wilson, eccetera. E devo dire che anche Harry Thomas ha fatto un ottimo lavoro e ottimi interpreti, una trama abbastanza sfaccettata, quindi anche abbastanza interessante, con un crescendo episodio dopo episodio che ti appassiona sempre di più, quasi che alla fine fa venire, appunto, come ho detto, quasi voglia di ricominciarla per riuscire a mettere un po' tutti i tasselli che sono sfuggiti, perché comunque un'ora ad episodio, 8 episodi, diciamo che un episodio si concentra su un membro della famiglia, quindi ogni episodio è concentrato su un membro della famiglia, poi ovviamente ampliato anche a tutti gli altri, e quindi c'è un po' da starci dietro. La fotografia è splendida, la regia di Flanagan devo dire che va veramente su alti livelli, questo è uno dei motivi per cui io voglio che Flanagan torni al cinema, perché veramente sia la sua scrittura, sia il suo modo di dirigere, sia anche proprio come sceglie una determinata fotografia è veramente, veramente preziosa per il cinema. Poi ci sono alcune scene che ricordano un po' anche tutte le i suoi precedenti lavori come Oculus, appunto, Ouija, Doctor Sleep, anche un po' il gioco di Gerald, nonché le precedenti serie. Quindi devo dire che lo stile di Flanagan è molto riconoscibile sia per quanto riguarda la scrittura, sia per quanto riguarda la regia, e anche la colonna sonora. È abbastanza interessante, per quanto poi non mi abbia proprio colpito interamente, ma comunque è abbastanza interessante. E poi devo dire che ho molto apprezzato che a volte si sentono alcuni brani musicali di grande impatto. Posso dire che, per esempio, spesso si possono ascoltare brani dei Pink Floyd, e devo dire che Netflix con Flanagan ha fatto veramente degli ottimi lavori. Purtroppo, come sempre, un prodotto Netflix non uscirà in home video. Purtroppo, io spero che magari si possa fare qualcosa in futuro su questo, ma comunque mi raccomando, non fatevi scappare questa serie che merita, merita veramente tantissimo. E devo dire che poi la serie mescola il thriller, l'horror, il giallo, l'elemento soprannaturale, l'elemento anche del body shaming, l'elemento psicologico, e quindi devo dire che tutta questa sorta di elementi messi insieme non sono mai messi lì per caso. Flanagan ha sempre le idee chiare di quello che fa, di quelle che scrive e di quello che dirige, quindi io penso che con questo posso chiudere la recensione. Per me è assolutamente una serie bellissima, anche se però forse da Dingo Bill House resta la mia preferita, forse per me è anche più bella di questa, però comunque siamo lì, ma comunque Flanagan merita anche Bray Manor, come anche Midnight Mass, ancora disponibili su Netflix, merita. Quindi se volete vedere Flanagan andatevi a guardare le sue serie di Netflix, soprattutto se amate l'horror e se amate soprattutto quello un po' più alternativo e un po' più autoriale. Sicuramente le serie di Flanagan sono quelle che fanno per voi, anche ovviamente i film. Grazie a tutti per la visione, fatemi sapere se l'avete vista, se vi è piaciuto, se non vi ispira. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un like, commentate, condividete con gli amici, attivate come sempre la campanella per essere avvisati sulle notifiche dei miei prossimi video sul canale in arrivo, e io non posso che augurarvi buona settimana a tutti. Noi ci vediamo tutti in un prossimo video. Ciao e grazie.